Buonasera amiche e amici rossoneri del canale YouTube ACM Style, bentrovati, come sempre mi raccomando, iscrizione qua, iscrizione di là cos'è? Milan Futuro, trovate qua sotto in descrizione, quindi iscrivetevi, mettete un like, fate dei bei commenti, di là come di qua. Ormai c'è un'esplosione di ufficiale, Pavlovic ufficiale, abbiamo capito, Pavlovic ufficiale, no? Ma adesso non per vantarmi, però comunque non mi vanto mai, per carità di Dio, però l'ho già detto da qualche giorno che Pavlovic era nel Milan, no? Vi ricordo, vi ho detto quella vocina che mi diceva che si sarebbe chiuso a breve, no? Poi ci sono testimoni nei miei video, quindi solo per questo meriterei subito, a parte un bel pollicione in su, che siete un po' tirchi da quel punto di vista, Un bel pollicione in su subito, iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, arriviamo presto a sti 20.000, perché poi a 20.000 ci rilassiamo e facciamo road 30.000, no? Però 20.000, manca poco, 2.200 iscritti, e che ce vo' ragazzi, però è vero, Pablo ce l'abbiamo già detto qualche tempo fa, ma chiuso capitolo Pavlovic, passiamo a quello nuovo, quello che si sta realizzando, di cui già avevamo parlato anche di questo, allora... Ragazzi, la prima maratona è finita e è arrivata la fine ed è arrivata a Pavlovic. C'è un'altra maratona che si sta correndo, che è la maratona di Londra e che sta per terminare. Siamo quasi al 40° chilometro, non manca ormai molto, perché praticamente Emerson Royal è davvero a tanto così da vestire la maglia rossonera. E da lontano, dove adesso dall'Asia, ovviamente lui sta sorridendo. Nelle ultime settimane ovviamente si è speso molto lui stesso in prima persona per convincere il Tottenham che l'Italia fosse comunque la destinazione più giusta per lui. E a fine luglio, siamo a fine luglio e ci siamo ragazzi. Il Milan e il Tottenham discutono dell'ultimo milione, forse due a dir tanto, no? La logica dice che il Milan presto avrà comunque un nuovo terzino destro e sarà quasi sicuramente brasiliano. Costo dell'operazione vicino ai 15 milioni, un milioncino in più, un milioncino in meno, però il costo dell'operazione più o meno è quello. In Milan e Tottenham sappiamo che ormai si parlano da diverso tempo. Il Tottenham è partito da una richiesta abbastanza importante di 25-30 milioni. In Milan con l'offerta iniziale si era spinto al massimo al 10 milioni, quindi inizialmente sembrava quasi un'operazione improponibile e impossibile. Con il passare del tempo però si sono avvicinati e con il campionato che bussa alle porte... lontano poco più di due settimane, è chiaro che si accelera e la volontà è quella di non andare un po' troppo lunghi. Il Milan non ha ovviamente fretta, tratterà fino alla fine come ha fatto con altri calciatori, perché rimane comunque fedele alle sue idee, al suo modo di operare, ma un appuntamento è in programma per oggi pomeriggio, questa sera, e considerata la distanza minima nelle trattative è possibile che si arrivi a destinazione già oggi ragazzi. Il Tottenham ormai ha deciso che Emerson Royal sarà ceduto. Il Milan invece aveva preso già la decisione mesi fa, ragazzi. Emerson Royal è stato un grande obiettivo nella scorsa primavera, no? Quando alla guida della squadra c'era ancora Stefano Pioli. Il tempo poi ha fatto il resto. C'è stato un momento in cui le priorità sembravano altre, salvo poi far tornare in prima fila nelle scelte quello che è stato Emerson Royal. Piace perché è un giocatore comunque internazionale, ha giocato in Premier con la nazionale brasiliana, sa attaccare come piace a Fonseca. Può essere una minaccia a destra aggiunta a quella a sinistra che si chiama Theo Hernandez. Emerson ovviamente viene per fare il titolare, ma Calabria ha abbastanza orgoglio da pensare che se la potrà ovviamente giocare con Emerson Royal per la titolarità, al di là del fatto che Calabria non sta ancora rinnovando col Milan, il Milan si è spinto al massimo 2 milioni e lui dice di no. Ad onore del vero, poi Calabria ha avuto un'offerta a giugno dal Galatasaray che ha delicatamente rimandato al mittente perché gli offriva sì un contratto più importante di quello firmato col Milan, ma in un contesto ovviamente meno prestigioso.
Quindi l'ultimo chilometro della maratona, allora si corre su tre fusi orari diversi, perché c'è il Milan che negli USA a 7 ore USA, a 7 ore di fuso di distanza, mentre Moncada e Furlani sono in Italia. Decideranno ovviamente da Milano. Il Tottenham invece sta giocando in Asia, dall'altra parte del mondo. Sarà in campo oggi in Corea del Sud e nell'ultimo weekend con il Giappone. Dove è stato in Giappone, scusatemi. Poi una piccola nota a margine di questa breve discussione. Royal ha il profilo tipico da Milan, contratto in scadenza nel 2026, un passato in Premier, voglia di rilanciarsi, cartellino intorno ai 15-20 milioni di euro. L'altro obiettivo di inizio agosto, Fofana, ha diversi punti di contatto, di similitudine, diciamo, eppure non è mezzo in contratto col Monaco, che però continua a fare resistenza comunque all'avance rossonere. La squadra di Fofana, il Monaco, ha detto che per loro non c'è problema, può andare via anche l'anno prossimo. Il fatto che resti comunque al Monaco, dicono, potrebbe essere una possibilità anche per far rinnovare il ragazzo. Dicono che hanno comunque un accordo per lasciarlo partire, ma vanno rispettate le nostre condizioni. Queste sono le parole del Monaco. E se alla fine dovesse restare, allora il passo successivo, dice il DS del Monaco, sarebbe proporgli un rinnovo del contratto. Diciamo un virgolettato chiaro, ma che secondo me non può bastare. Fofana ha da tempo un accordo col Milan e spinge per giocare in Serie A. Intanto il Milan, a parte Fofana ed Emerson Royal, che sono obiettivi conclamati, per cui si cerca di portarli a termine possibilmente entro questa settimana, massimo i primi giorni della prossima, ha un altro obiettivo, che è quello del portiere, dopo l'infortunio alla mano di Sportiello. La candidatura più accreditata rimane sempre quella di Scuffet, per cui col Cagliari si sta ragionando col prestito di riscatto intorno ai 3 milioni di euro. Operazione che io non condivido, perché ho detto utilizziamo chi abbiamo già in casa, anche se fosse un portiere giovane, tanto al massimo sta fuori un mese e mezzo, due, poi rientra, no? In ultimo e non per ultimo, il Milan. Al Milan non hanno rinunciato all'idea di poter ingaggiare Tammy Abraham. Con la Roma non si è trovato ancora nessun tipo di quadra su una contropartita. Jovic non convince e non piace, ma rimane il fatto che Tammy Abraham ha dato la sua totale disponibilità ai rossoneri al trasferimento già da diverse settimane. I due club ovviamente ne riparleranno a breve, in caso si arrivi alla conclusione, fosse anche con un prestito, diciamo, probabile potrebbe essere comunque vada l'uscita di Luka Jovic, perché in Milan in realtà, se lo sapete è così, se non sapete ve lo dico io, non ha ancora ufficializzato il rinnovo per un altro anno di Jovic. Si è parlato, è vero, per tanto tempo, ma non è mai arrivata l'ufficialità del contratto, non c'è l'ufficialità del rinnovo per un altro anno, quindi Jovic è un po' sul chi va là, nel senso, potrebbe partire, scusate mi ho distratto un attimo, c'era una cosa, è sul chi va là, potrebbe comunque partire già in questa sessione di mercato. Stesso discorso potrebbe succedere con Benasser, potrebbe succedere con Musa, potrebbe succedere con Adli, potrebbe succedere con Vega, potrebbe succedere con Malik Chow, anzi molto probabilmente succederà con Malik Chow. C'è un mercato che si sta svegliando in ingresso, ma è un mercato molto molto acceso anche in uscita. E tutto questo lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane. Intanto speriamo che oggi si chiuda, a parte dopo l'ufficializzazione di Pavlovic, si possa chiudere anche con Emerson Royal, perché sarebbe cosa buona e giusta. Ma io sono convinto che l'arrivo di Emerson Royal sia un segnale forte anche nei confronti di Calabria. Attenzione, perché credo che l'arrivo di Emerson Royal voglia far capire a Calabria che ovviamente tutti sono utili e sono indispensabili, magari si potrebbe anche convincere a rinnovare a cifre più basse, più esigue,
E in questo contesto c'è da fare un altro piccolo appunto, perché pare proprio che Fonseca abbia deciso a questo punto, con l'arrivo di Royal e la probabile permanenza di Calabria, che Kalulu venga rispostato di nuovo come difensore centrale. Questa è la nuova idea di Fonseca, quindi Kalulu gli si reinventa di nuovo ruolo e si sposta di nuovo in mezzo. Questo è, diciamo, quello che si racconta intorno a quello che è il pensiero di Fonseca, di quello che sta pensando di fare con il Milan. Fatemi sapere cosa ne pensate, amici carissimi, un abbraccio forte, noi ci sentiamo domani, sempre Forza Milan e adieu!